Benvenuti a bordo, viaggiatori, in questa splendida giornata. Io sono Grizzly e in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the road ritorniamo a trattare un argomento che avevo trattato proprio in una delle primissime puntate. Mi riferisco all'episodio 7 in cui ho parlato di supermercati o hard discount, episodio che ho pubblicato nel marzo del 2014. Bene, oggi, a distanza di 7 anni, quindi di 7 anni di esperienza, 7 anni di spese negli hard discount e nei supermercati di marca blasonati, voglio raccontarvi un pochettino come è cambiato il mio modo di approcciarmi ai supermercati di marca e agli hard discount. Per cui cominciamo. Sigla. Negli ultimi anni c'è stata una rigogliosa crescita delle grandi catene di hard discount. Se prima l'hard discount era il supermercato nel quale venivano venduti prodotti di sottomarca per cercare di risparmiare, adesso siamo arrivati a quello che sembra un po' l'ironia di avere l'hard discount di marca. Non nel senso che l'hard discount vende prodotti di marca, ma che è un marchio blasonato di hard discount. Ci sono le grandi catene di hard discount che cominciano ad affermarsi sul territorio, sia su quello italiano sia su quello europeo, se non addirittura in quello mondiale. Con la mia famiglia, nel corso del tempo, in particolar modo degli ultimi 5 anni, abbiamo cominciato ad apprezzare sempre di più i prodotti dell'hard discount. Poi, avendo vari hard discount intorno a casa in cui era possibile letteralmente andare a piedi, qualcuno adesso ha chiuso e si è spostato e bisogna comunque andarci in macchina, ma comunque ci ha fatto prendere l'abitudine a provare un po' tutti i prodotti dell'hard discount, a trovare quali sono quelli di qualità un tantinello discutibile, quelli proprio di pessima qualità e quali sono quelli invece di altissima qualità, che hanno un buon gusto se sono prodotti alimentari, o una buona funzionalità se sono per esempio prodotti per la pulizia. E ormai da molto tempo la nostra spesa bisettimanale, la spesa molto grossa che andiamo a fare, la andiamo a fare direttamente in una grande catena di hard discount. E lo dico, anche se non sono pagato per farlo, l'hard discount in cui ci riforniamo di più è l'Eurospin. Ne ho uno dietro casa, rispetto al 2014 adesso si è spostato, al di là di andare a quello che c'è vicino casa, si è spostato di poche centinaia di metri, ogni tanto andiamo anche nelle più grosse catene o in un hard discount, in un edificio Eurospin un pochino più grande, con un pochino più di materiale, ma il più delle volte ormai utilizziamo soprattutto quella tipologia di prodotti. Ci siamo abituati, abbiamo molti prodotti che prendiamo spesso perché ci troviamo bene a livello di pasta, a livello di sughi, a livello di, non lo so, frutta, verdura, legumi, cereali e roba di questo genere, ma anche salumi, insaccati, formaggi e avanti di questo passo, però ci sono alcuni prodotti per i quali ancora scegliamo il supermercato blasonato, non tanto per il supermercato in sé, quanto per il prodotto specifico in sé, che al momento non è disponibile in versione di sottomarca. Per esempio il cioccolato, ci piace molto il cioccolato fondente, il cioccolato extra fondente, il cosiddetto nero, il 99% e il 100%, e non perché non contiene zucchero, o non contiene questo, o non contiene quello, semplicemente perché ci piace il gusto del cacao amaro, del cioccolato extra fondente, il nero al 99% o addirittura al 100%, che ogni tanto anche quello è difficile trovare pure nel supermercato blasonato. Ci piace proprio il gusto amaro e il retrogusto che ti lascia in bocca a lungo, quindi scegliamo questa tipologia di cioccolato. Per il momento il nero fondente che c'è all'Eurospin è un 85% di cacao, è zuccherato, quindi ha un sapore in ogni caso di cioccolato dolce, per cui non è che ne andiamo particolarmente ghiotti. Ma a parte queste piccole cose, alcuni prodotti specifici per buona parte della spesa, andiamo soprattutto all'hard discount. Quelle piccole cose poi andiamo al supermercato lì accanto all'hard discount. A livello di qualità abbiamo potuto provare tantissimi prodotti e moltissime volte siamo rimasti soddisfatti della qualità, nell'ambito dei prodotti alimentari soddisfattissimi del gusto anche di alcuni prodotti che non è facile trovare ai supermercati blasonati, oppure ogni tanto si trovano anche ai supermercati blasonati. Tipicamente hanno tendenzialmente la stessa qualità del prodotto dell'hard discount,
discount, ma tendono a costare se non il doppio, almeno comunque una volta e mezzo rispetto al prodotto dell'hard discount, per avere lo stesso sapore e la stessa qualità, per quanto concerne i prodotti alimentari. Per quanto concerne i detersivi, i prodotti per la pulizia della casa, noto che alcuni prodotti più blasonati magari hanno un profumo migliore, magari risultano lasciare meno aloni o non lasciare aloni dopo aver fatto la pulizia, magari risultano avere quella che sembra una qualità migliore, quindi magari c'è una certa differenza di qualità, ma c'è una certa differenza di costo che influisce tantissimo. Considerate che ogni due settimane noi andiamo a fare all'hard discount una spesa abbastanza pesante, circa un centinaio di euro, quindi circa 200-250 euro di spesa solo all'hard discount mediamente ogni mese. Parliamo di carrelli strapieni di roba, mentre se andassi al supermercato blasonato, per esempio mi è successo, quando siamo stati in isolamento fiduciario, di farmi consegnare la spesa a casa e la faceva il supermercato blasonato, e presentare una lista della spesa via email, anche con le alternative, se una cosa c'era, se una cosa non c'era, dopodiché mi arrivava la spesa, che era veramente 2-3 sacchetti di roba, 40, 50, 60, anche 70 euro. La differenza sicuramente c'è, sono abbastanza sicuro che un carrello come quello che facciamo all'hard discount, bello pieno di roba, con i prezzi medi, con prodotti medi di qualità simile, non voglio dire con il top di gamma in un supermercato blasonato, non sono sicuro che si arriverebbe al doppio, quindi a 200 euro di carrello, ma facilmente a superare i 150-160 euro per la stessa categoria di prodotti, per la qualità media, per quello che concerne, non so, detersivi, surgelati, roba da mangiare, eccetera. Comunque io sono più che sicuro che arriveremo, se non al doppio, a poco meno del doppio di spesa, per mantenersi sulla stessa qualità. Vi sono dei prodotti che, se li vai a prendere al supermercato blasonato, al dire quindi prendi il prodotto di marca, al di là del pagare la marca, paghi anche una differente forma di qualità. Tuttora io compro, per esempio, il salmone in scatola al naturale o sott'olio dell'hard discount, per carità è buono, però quando vai a prendere il salmone in scatola sott'olio oppure gusto affumicato del supermercato blasonato, prendi quello di marca, la fetta di salmone si vede che ha proprio un colore diverso, ha un taglio differente, è stata rifinita in maniera corretta, mentre quella dell'hard discount è proprio una mattonella tagliata a macchina. Poi anche l'odore del salmone in scatola dell'hard discount è un leggero odore di pesce, più o meno generico, mentre il salmone in scatola blasonato, appena lo apri, ti esce proprio quel buon profumo, perché vuol dire che è stato lavorato da freschissimo e sigillato in atmosfera protettiva, quindi c'è una importante differenza, questo lo riconosco. Ciò non toglie comunque che il prodotto dell'hard discount tende ad avere una buona qualità e ci troviamo molto bene, ormai da anni abbiamo preso questa abitudine di andare a fare questa spesa pesante, diciamo mediamente ogni 15, massimo 20 giorni, e facciamo questa spesa pesante, compriamo tantissima roba, dopo una settimana andiamo a fare una spesa più piccola solo per comprare i prodotti freschi, solo la frutta e la verdura, beh, quella naturalmente non la puoi prendere per due settimane in avanti, però diciamo che riusciamo a aggiustarci in questo modo e funziona abbastanza bene, e anche i prodotti di frutta e di verdura ci troviamo molto bene con i prodotti della discount. Ma questa è la mia esperienza. Adesso io sono curioso di sapere qual è la vostra esperienza. Voi fate la spesa nei supermercati blasonati, utilizzate gli hard discount, preferite i prodotti di marca, non vi preoccupate più di tanto della qualità e puntate soprattutto al risparmio, cercate di trovare la giusta via di mezzo, fate come noi e fate una spesa importante all'hard discount, però per alcuni prodotti preferite quello di marca o preferite comunque un prodotto particolare che non è disponibile all'hard discount e quindi lo andate a prendere al supermercato blasonato. Ci sono delle cose particolari, ci sono delle catene di hard discount in cui vi rifornite più spesso, oppure fate delle cose differenti, per esempio andate a fare la spesa una volta all'hard discount e una volta al supermercato blasonato senza andarci a pensare troppo, non lo so, parliamone nei commenti qua sotto oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene ragazzi, questo è tutto, ho voluto raccontarvi un po' qual è, a linee generali, la mia esperienza con i supermercati di marca e con gli hard discount. Diciamo che mi trovo molto bene con gli hard discount e spero di essere riuscito, se non siete persone da hard discount, almeno a incuriosirvi, a farvi pensare che forse è il caso di provare a fare la spesa negli hard discount e vedere se effettivamente c'è un buon livello di qualità e comunque il giusto livello di risparmio economico, che in questo periodo sicuramente non è qualcosa da sottovalutare. Se sono riuscito in questo intento, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp,
Telegram e le altre app social. Iscrivetevi al canale per assumere il buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E no, quello non lo trovate né nei supermercati blasonati e nemmeno negli hard discount. L'unico modo di trovarlo è iscriversi al canale. Vi ricordo il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per piccole curiosità dietro le quinte e notifiche quando pubblico nuovi video e quando vado live sulle app social. Infine fatemi sapere se vi piacerebbe che trattassi un argomento particolare. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!